Tante novità da Tintoretto. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi ragazzi un viaggio nel mondo dei pennelli. Vi faccio conoscere tanti pennelli che mi ha inviato l'azienda Tintoretto che hanno una forma un po' particolare o che hanno delle caratteristiche che mi preme farvi conoscere. Ci sono dei pennelli così, i famosi tiraline diciamo, sono dei pennelli che servono per fare delle lunghe linee diritte, ma servono anche ad altre cose che vedremo adesso sul piano da lavoro. Dei bellissimi pennelli che visti così sono già stupendi, i pennelli da acquerello, ce n'è uno in sintetico vaio e uno in vaio Kazan, quindi uno sintetico e uno naturale, sono già stupendi, ma così acquistano tutto un altro allure. Sono pennelli portabili facilmente senza rovinare la punta e poi una bellissima serie formata da quattro pennelli, almeno io quattro pennelli sono la gamma che è stata scelta per me e sono in setola extra di Thierry Duval ed è un sintetico fine e sono con varie setole, sintetico smeraldo, sintetico fine, sintetico smeraldo e setola extra, quindi una selezione operata da Thierry Duval. E vediamo quali ha scelto nella sua selezione e poi un pelo vaio Kazan, anche questo setole molto lunghe e molto versatili, e in più un accessorio fantastico, un sapone per pulire i pennelli. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere tutto questo benedio come performerà. Ed eccoci pronti per provare le novità della Tintoretto. Mi è arrivato questo pacchettino e allora vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto il sapone vegetale per i pennelli, prodotto con ingredienti naturali, è un sapone vegetale a base di olio extravergine d'oliva per la pulizia dei pennelli per artisti, sia in pelo naturale che in fibre sintetiche. Questo sapone è ottimo per la pulitura totale dei pennelli, quindi quando usate acquerelli o quando usate acrilici, e per la pulitura finale dei pennelli quando usate l'olio. Io quando usate l'olio vi consiglio sempre un solvente oleoso per sgrassare a fondo i pennelli e poi alla fine per togliere il grasso dalle setole sicuramente vi consiglio un buon sapone. Fino a ieri usavo il sapone di Marsiglia, da oggi proverò questo e alla fine della sessione del lavoro proverò proprio questo con voi, con i pennelli che andremo a provare insieme. Quindi mettiamolo un attimino da parte, ma sappiate che da oggi c'è anche questa simpatica novità per pulire i nostri pennelli. Voi mi chiedete sempre come pulire i pennelli. Bene, vi metto intanto un link qua in cui vi faccio vedere il video in cui già ve lo mostravo e poi tenete conto anche di questa possibilità. Vediamo cosa è arrivato. Oh, vediamo, mamma mia, che belli! Oh, stupendi, tanti bei pennellini. Allora, innanzitutto questi sono molto curiosi. È una forma di pennello che in gergo io chiamo, non so se sia il termine proprio adatto, i tiraline. Sono questi pennelli molto affusolati con delle setole molto lunghe che sono ideali per appunto tracciare delle lunghe linee sottili a seconda del grado del pennello, ma sono bellissimi anche per fare dei fogliami appunto molto erbosi, molto ampi. Li proviamo quasi subito. Adesso vediamo poi cosa c'è. Un pelo vaio Kazan, questo un bellissimo pennello per acquerello in setola naturale che proveremo adesso insieme,
E poi, wow, che belli questi pennelli col manico blu. Ah, sono di Thierry Duval, firmati, fanno parte quindi di una collezione. Il sintetico fine. Questi sono stupendi sia per acquerello, che per acrilico, che per olio. Potete usarli per qualunque tecnica, più adatti ad acquerello ed acrilico, ma anche per olio vanno bene. Questo per le campiture larghe, così come anche questo, e per i soggetti anche più grandi. Che meraviglia! Sono un sintetico smeraldo, un sintetico fine. Ah, lui ha fatto una selezione in pratica. Un altro sintetico smeraldo, caratterizzati dalle setole verdi. E poi questo, che è una setola di bue extra fine. Questi sono molto belli per fare tutti quei lavori a tamponamento, dove vogliamo una superficie corrugata. Anche in acquerello si può usare la setola di bue, è molto importante anzi averne uno. Questi sono proprio belli, ragazzi, i pennellini da borsetta, come li chiamo io. No, i pennellini da palette, da esterni, ma che bello! Questo è un vaio Kazan, tra l'altro bellissimi. È un sintetico vaio, quindi un naturale e un sintetico vaio. Bellissimi, li metteremo anche al confronto. Tirati fuori i miei pennelli tiraline. Vi metto il link del sito della Tintoretto qui giù in info box. E vi faccio vedere cosa intendevo per un pennello tiraline. Voilà! Guardate che meraviglia! Si riescono a tracciare delle linee continue, anche curve. Definite, vedete? Questo è il numero 6. Adesso passiamo all'8, così vedrete anche la differenziazione di portata, ecco, e di grandezza del tratto. Ma che meraviglia! Fantastico. E da ultimo il numero 10, che traccia la linea più grande. Aspettate, metto un altro po' di colore. Fantastico. È un modo per veramente esemplificare il tracciamento delle linee in maniera molto molto definito. Ma se volessimo aggiungere anche delle forme, questi pennelli possono comunque essere usati, per esempio, e usiamo anche il piccolino del gruppo, matcho con un po' di verde il colore. Sono dei pennelli molto molto facili da usare, a dispetto della loro funzione, che è una funzione abbastanza complessa. Un tiraline è sempre un bel pennello da possedere, sia per usarlo appunto per tirare giù le linee, che roteandolo per creare delle forme allungate. È un pennello che dà un movimento al foglio
molto molto bello. Io ripeto, lo uso grondante, mi piace anche far cadere delle gocce di colore perché il tiraline riesce, vedete, avendo la setola molto lunga, a far cadere la pioggia, quella che di solito si fa con lo spazzolino da denti e il colore. Col tiralinea si riesce a fare in maniera molto agevole perché la setola lunga conserva molto molto colore in sé, quindi si riescono a creare dei dipinti di atmosfera veramente con pochissimo pochissimo sforzo, veramente tirando giù semplicemente delle linee. Questi i pennelli tiraline della Tintoretto in sintetico ambra. È giunto il momento di provare il mastodontico sintetico fine della collezione Thierry Duval. Allora, siccome io lo voglio usare per creare magari una campitura, bagnato su bagnato, bagno prima il foglio. Devo dire che trattiene il giusto grado di umidità, non è un pennello grondante e vedete, riesce anche una volta immessa a raccogliere molta dell'acqua che rilascia. Quindi è un pennello, guardate, che se asciugate sulla pezzetta riesce a lasciare un tratto anche sì compatto, ma molto mo compatto, uniforme, ma non grondante, non bagna troppo il foglio. E questa è una caratteristica davvero interessante. Vediamo come si comporta su foglio asciutto. Vediamo se ha una campitura altrettanto compatta e omogenea. Beh, sì, diciamo che se inumidite bene il pennello, direi proprio di sì. Sto dando in vari versi per movimentare un po' il fondo e non lasciarlo troppo piatto, visto le setole molto lisce. E sì, anche bagnato su asciutto, direi che ha una bella un bel modo di spandere il colore. Molto compatto, molto diramato, ma nello stesso tempo uniforme. Un bellissimo pennello. Proviamo invece adesso il sintetico smeraldo. Questo lo lasciamo qui. Facciamo prima un bagnato su bagnato, anche qui. Voilà. Andiamo a campitura. Questo tira su molta più acqua del precedente, lascia il foglio molto più bagnato e soprattutto è un pennello che dà una apposizione del colore in maniera più mossa. Vedete, questa è una campitura che ha un po' di vibrazione, questa è una campitura molto piatta, quindi a seconda di ciò che dovete fare, scegliete il pennello più opportuno. Vediamo su asciutto. Su asciutto è molto più, essendo più bagnato, incisivo dell'altro, non lo avrei mai detto. Con il termine incisivo non intendo che l'altro non vada bene, ma intendo che questo in una sola passata, vedete, colora profondamente, anche qui lasciando una vibrazione di tono che è sicuramente superiore a quella precedente. Quindi a seconda dello sfondo che volete fare, per l'uso che ne volete fare, potete scegliere l'uno o l'altro. Vediamo gli altri due pennellini. Lui è molto particolare, è in setola di bue. Vi faccio vedere come li utilizzo io questi pennelli, perché poi magari ogni artista è a sé. Io con questo faccio questo lavoro qua, vedete? Quindi lo utilizzo abbastanza asciutto e a seconda della violenza del picchettamento riuscite, la violenza si fa per dire, a creare delle situazioni di macchia differenti.
A cosa servono questi pennelli? Per creare le zone d'ombra sugli alberi, per creare un movimento nel mare, per far simulare la schiuma del mare, molto belli anche per alcuni tipi di nuvole. Io li utilizzo soprattutto per il fogliame degli alberi, perché riescono in 4 e 4/8 veramente a simulare una chioma di albero veramente ben fatta. Li uso abbastanza asciutti e poi ogni tanto do così delle tracce di bagnato per fare macchia acquerellata, capito? Quindi più che altro asciutto e poi qualche macchia d'acqua per ritornare alla tecnica. E così appunto si compongono, poi andando giocando di colori, le chiome magari degli alberi. Io amo questo genere di pennello perché è un pennello, come dico io, risolutore di problemi, risolutore, è un pennello che aiuta molto. E questo è molto buono perché la setola è abbastanza rigida e vi permette di fare il picchiettamento. Ci sono alcuni pennelli invece sempre di questa famiglia che, avendo una setola un po' più morbida, fanno esattamente questo lavoro quando li poggiate sul foglio, cioè si aprono, non tengono il rimbalzo sul foglio, e quelli creano, sono di più difficile gestione e creano delle macchie non proprio belle, in quanto non controllabili. Ok, passiamo al prossimo. Il prossimo pennello è proprio una chicca, un Vaio Kazan. Questo è il super pennello, mi piace moltissimo. Lo utilizzo questa volta prima bagnato su asciutto. Wow, wow ragazzi, che meraviglia. Facciamo una campitura, anche se non è il suo mestiere. Questo non serve per fare le campiture, ovviamente, però vediamo come espande il colore e guardate che eleganza di espansione. È una setola senza ritorno, quindi non è una setola elastica, è una setola morbida, ma è una setola che, guardate, basta passare una seconda volta, tira su l'eccesso d'acqua. Un pennello bellissimo. Non è uno dei pennelli più semplici da usare, non è detto che il pennello più prezioso sia più facile da usare, assolutamente no. In questo caso sì, lui riesce a dare la forma benissimo, però non è un pennello facilissimo, perché appunto, non avendo il ritorno, dovete lavorare più voi, ma è anche il pennello che fa esplicare meglio il lavoro dell'artista, no? Guardate come muove il colore, stupendo, stupendo. Allora, vediamo bagnato su bagnato, faccio anche una campitura, proprio lo sto maltrattando, poverino, mi odierà, perché questo pennello non va usato così, ma giusto per farvi vedere come espande il colore, e lo spande, vedete, così, soavemente, delicatamente, bagnato su bagnato viene proprio una nuvola. Bellissimo, 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 questo qui. E gli ultimi due che proviamo sono il sintetico. Sì, proviamo prima il sintetico Vaio Kazan, vediamo le differenze, tracciamo prima il tratto, voilà. E il sintetico, come vedete, ha il ritorno, il pennello ritorna dritto. Proviamo una campitura
trattiene molto colore, lo spande molto bene, è molto semplice da usare questo pennello. Vediamo bagnato su bagnato. Sì, questo pennello per esempio rispetto a quello è molto più semplice da usare, quindi consigliato anche per principianti. E voilà, bellissimo. Sì, spande. Vediamo il ritiro del colore, se passo, sì, tira via. È un pennello molto collaborativo, devo dire, molto bello, è molto professionale, pur essendo un pennello prêt-à-porter, diciamo. È un pennello più che prêt-à-porter, da portare con sé. E adesso facciamo qui quello invece naturale, proviamo sotto quello naturale e voilà. Questo, vedete, rimane più curvo, ha meno ritorno, ha bisogno di essere appunto maggiormente accompagnato col gesto della mano, mentre quello va più da solo. Però vedete quanto pigmento in più trattiene. È un po' la caratteristica dei colori a setole naturali, no? Fanno, perché si usano di più le setole naturali, perché riescono a far rilucere con le loro setole, quindi non trattenendo la pulvirulenza del pigmento, maggiormente il colore. Guardate che ritiro di liquidi una volta, cioè se voi fate un errore, cedete, guardate come subito basta asciugare il pennello e voilà, è come una lavagnetta magnetica, porta via il colore. Bellissimo, sono entrambi molto belli, ma se io dovessi scegliere, sceglierei questo per dipingere, ma se fossi principiantissima sceglierei questo perché mi dà un'ottima qualità ad un risultato molto assistito dal pennello. E adesso da bravi puliamo i nostri pennelli, quindi bagniamo le setole, dopodiché strusciamole sul nostro colore ben bene. Vedete come rilascia il pigmento, che è acquerello, quindi sebbene è poco, quindi strisciamolo bene. Quindi dopodiché lo passo di nuovo qui, lo sciacquo due volte, io questo lo farei sotto il lavandino, e qui. Ora, essendo nel bicchiere, sto bagnando tutta la ghiera. Quindi asciugo perfettamente la ghiera e anche il pennello, non strizzandolo. Il pennello non deve essere strizzato, sfregato, deve essere semplicemente accompagnato sulla pezzetta, così. È messo ad asciugare in verticale o in orizzontale, come preferite. Quindi si bagna, si passa sul sapone, e voilà. Una volta asciutto lo passo e vedete come non c'è più nessuna traccia di blu sulla pezzetta, vuol dire che il sapone fa il suo lavoro. Quindi apro bene il pennello sulla saponetta, ma poi quando lo passo sulla pezzetta rifaccio la punta roteandolo. Quando ha la giusta forma lo poggio e aspetto che si asciughi. Vediamo se riesce a ripulirmi le setole che si sono macchiate di pigmento blu. Questa è una cosa che mi interessa molto. Guardate come viene fuori tutto il colore. Beh, direi che le ha pulite ben bene. Bene, quindi alla fine del lavoro, con un po' di carta pulite anche il sapone,
fatelo asciugare completamente, quindi riponetelo in un portasapone, utilizzatelo ogni volta che vi serve per pulire i vostri pennelli. Che dire di questa selezione di pennelli Tintoret? Mi piacciono molto. I miei preferiti per tipicità 1, 2, 3, 4 sono assolutamente quelli che mi hanno fatto fare il guizzo di cuore. Questi sono molto belli, ma essendo una selezione fatta da Thierry Duval, sono comunque pennelli che già avevo provato, conoscevo, quindi non sono stati un'enorme novità, sebbene la selezione permette di avere un campionario completo di quelli che possono essere dei pennelli da pittura che corrispondono alla gamma completa dei pennelli da avere per dipingere. Di questa selezione fa parte anche questo pennello, che tra tutti, insieme anche a questo, che ha una campitura molto molto omogenea, mi è piaciuto tantissimo. Gli altri li conoscevo già, sono bellissimi, ma non mi hanno dato quel guizzo al cuore. Carinissimo anche il nuovo sapone, non dimenticate mai, indipendentemente dal sapone che usate, di pulire i pennelli dopo le sessioni di lavoro, perché un pennello ben pulito è un pennello che dura a lungo, quindi non dimenticate mai di usarli, i saponi per i pennelli. E da oggi c'è questa alternativa vegetale della Tintoretto, che è ha una buona risultanza, come abbiamo visto con gli acquerelli. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, pollice in su, condivisione. Vi lascio in basso il link della Tintoretto. Parentesi e disclaimer: la Tintoretto mi ha omaggiato di tutti questi prodotti, ma non sono stata pagata per fare questo video, l'ho fatto di mia volontà perché il prodotto mi sembrava più che valido, come effettivamente si è dimostrato davanti a voi. E basta, noi ci vediamo subito dopo per qualche altra chiacchiera. Un grande bacio. Visto che belli i nostri pennelli, ogni volta che c'è un arrivo di Tintoretto per me è un po' una festa. Ora ho intenzione di chiedere io qualcosa a Tintoretto da farmi avere sul piano da lavoro di Arte per Te, che penso possa interessarvi in maniera particolare. Però da voi vorrei sapere: vi piacciono questi video recensione sui pennelli? Ne avete un'utilità? Se no, non chiedo all'azienda di mandarmi dei pennelli se poi a voi non interessa un riscontro di recensione. Quindi fatemelo sapere qua sotto e fatemelo capire lasciando un pollice in su e condividendo questo video sulle vostre pagine Facebook. Bene, io spero che abbiate gradito questi nuovi orizzonti del pennello, e se il video vi è piaciuto, mi raccomando, diamoci appuntamento sempre qua per un nuovo prossimo contenuto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!